praticamente il piacere di frequentare questa vostra comunità con mia moglie e mio figlio da un bel po' di anni, quindi me ne vado sempre arricchito nei sentimenti, negli affetti, quindi ogni volta che vengo qua imparo sempre tante tante cose. Quindi vi volevo anticipare un'altra cosa, che sicuramente giovedì sera, caro Michele, avremo il sindaco che verrà veramente, verrà con piacere portare il saluto personale suo e dell'amministrazione. Quindi niente, noi siamo qua per qualsiasi vostra problematica, l'amministrazione, ripeto, è sempre vicino, quindi che devo dire, veramente io ne approfitto a volte del mio ruolo per stare in mezzo a voi, ma questa è una cosa secondaria. L'importante è stare sempre insieme con la pace del Signore, caro Michele. Quindi noi stiamo qua per l'ennesimo anno, ma sarà sempre ogni anno sempre più bello di vedersi, per stare insieme, per accogliere questi momenti di questa spiritualità. Poi volevo anche sottolineare un'altra cosa, quello che voi praticamente svolgete qua nella vostra comunità. Io leggevo alcuni giorni fa alcune cose di una cosa che fate, diciamo, veramente con amore, il vostro volontariato con le vostre due associazioni, Logos e Amen, recupero di ragazzi che purtroppo hanno avuto un percorso nella vita un poco faticoso, un poco problematico. Quindi con la vostra opera cercate e spesso ci riuscite nel recupero di questi ragazzi, e poi nell'altra iniziativa che state facendo in Africa, se non erro, in Angola, il villaggio, le scuole per i ragazzi e quant'altro. Quindi questo non può far altro che piacere all'amministrazione di queste, veramente queste iniziative, che sono quelle dettate dal cuore, dal rispetto degli altri e dall'amore per il prossimo. Quindi io ci tenevo tantissimo a salutarvi e a ringraziarvi veramente di quei sentimenti che trasmettete nei nostri cuori. Grazie a tutti e buona serata. Grazie al consigliere comunale, grazie all'amico, al fratello Stefano Di Grazia. Preghiamo anche per lui, amen, e preghiamo che il Signore lo accompagni in questa sua vocazione civile, che è appunto quella di essere a disposizione della comunità cittadina. Poi quest'anno noi gli abbiamo chiesto al Comune di Aversa nessun contributo, perché sappiamo c'è il dissesto, c'è l'immondizia, non abbiamo voluto penalizzare. L'anno prossimo però non vi facciamo scappare. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Bene, credo che un altro momento emozionante sarà vedere il pastore Remo Cristallo insieme a tutti i pastori della Chiesa Nuova Pentecoste venire qui. Avete visto delle sedie vuote perché i pastori vogliono stare tutti quanti insieme sul pulpito per lodare, pregare e glorificare il nome del Signore insieme al popolo di Dio. Gloria al nome del Signore. Tutti gli altri pastori che sono presenti potete venire. Alleluia. Bene, Stefano, possiamo invitare il popolo di Dio a lodare e a celebrare il Signore con tutto il cuore. Thank you.
Questa settimana, perché avremo un punto e avremo tutta la settimana
ogni sera avremo sicuramente servizi diversi, ma soprattutto abbiamo certamente come stasera la presenza del Dio Altissimo nel mezzo di noi. Ma il desiderio è quello che ognuno possa realizzare di più quello che ha realizzato fino a questo momento. E per quale ragione abbiamo anche cominciato e abbiamo inteso iniziare ogni servizio per quello che riguarda queste serate, possibilmente in orario, alle 19:30. Perché? Per darvi più possibilità, per poi vivere anche la nostra vita comunitaria e viverla in questa comunione che fa parte del desiderio più grande di Dio. Dio ci vuole uniti e insieme. Uniti e insieme. O insieme e uniti. Che ne dite? Amen. E siamo uniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E diamo gloria a questo Dio meraviglioso e glorioso che è nel mezzo di noi. Diamo gloria a Dio col cuore. Alleluia. Il cielo è aperto, la benedizione di Dio già è scesa e sento potente questa benedizione. Speriamo che tante persone che passano, invece di disturbarsi, si disturbano dalla mattina alla sera, ci disturbano con botti, con tante cose. Qui vogliamo far sentire la gloria, la presenza di Dio. Il Signore non serve certe realtà che possono sembrare soltanto di carattere folcloristico. Noi non siamo riuniti per bello aspetto, noi siamo riuniti nel nome di Gesù per dare gloria e onore a Lui e per vedere ancora la sua benedizione in ognuno. Amen. È il desiderio del cuore. Allora, questa sera abbiamo preso questo servizio nella massima semplicità, perché sapete che nella semplicità si manifesta poi tutta la presenza del Signore. Ho voluto che i pastori, non sono tutti presenti naturalmente, alcuni sono assenti, anche se abbiamo avvisato che stasera c'era sicuramente una riunione pastorale, ma i pastori presenti vogliamo dare possibilità, man mano che canteremo, loderemo, ognuno possa pregare. Sarà una serata, è una serata. È una serata, come dice una trasmissione nostra di Teleoltre, dolce ora del pregare. È il momento in cui vogliamo spandere il cuore al Signore. Amen? Non l'ho sentito, amen? Non abbiamo riempito tutte le 1500 sedi ancora. Siamo a tre quarti, circa. Ma che il Signore possa portare tante anime nuove. Questa settimana è desiderio del mio e del cuore dei servitori di vedere nuovi fratelli, persone che hanno bisogno, che sanno che solo il Signore può fare quello che nessun altro può fare. Perché? Perché sappiamo che il nostro Dio è amore. Vogliamo dirlo insieme, è amore. È amore. Questa presenza gloriosa che nel mezzo di noi in questo momento, non vogliamo distrarci, vogliamo mantenere questa comunione. Noi la chiamiamo comunione, che significa unione comune. Amen. Alleluia. E allora io chiedo alla musica di cominciare a introdurci con cantici di preghiera e poi passeremo a tutti i servitori uno alla volta. Ed è una preghiera al Signore, voi pregherete insieme. E attraverso la lode e la preghiera, sono certo e sicuro che Dio ancora farà qualcosa di nuovo per ciascuno di noi. Dio amore, volevo dirlo forte, Dio amore. Dio amore. Dio amore. Dio è spirito e verità. Egli è presente, è invisibile, ma è qui. È qui. Amen. E allora, vogliamo dire ancora in questo momento pregare. Vogliamo che il Signore hanno la loro capacità, ma noi andiamo oltre quello che è il professionale. Noi vogliamo lo spirituale, l'unzione dello Spirito Santo, anche su quello che è la musica, i cantori. Dio le benedica ancora, le benedirà tutti quelli che si stanno adoperando e si adopereranno, perché lo facciamo esclusivamente alla gloria di Dio. E il popolo dica amen. Alleluia. E allora col prossimo canto.
Thank you.
possa donare a questo ministero, a quest'opera, in questi giorni, segni e prodigi, perché quando accadranno queste cose, perché io so che Dio lo farà e uncerà particolarmente tutti i suoi servi, dal pastore Remo a tutti quanti, noi crediamo e ci accordiamo a questa preghiera, ci vogliamo accordare, come dice la parola di Dio, e si accordiamo tutti insieme, e quel luogo tremò per la potenza di Dio. E dopo, insieme a Stefano, vorremmo rifare di nuovo questo cantico che abbiamo fatto, perché vedo veramente forte l'unzione di Dio questa sera su quest'opera, perché Dio è qui in mezzo a noi. Vogliamo unire il capo e accordarci insieme per questa preghiera. Padre, noi veniamo a te nel nome di Gesù.
Spirito di Dio si muove nella piena libertà. Il popolo canta che tu sei il Santo, tu sei il Prezioso, di Dio della gloria, il Signore che stende la sua mano su coloro che lo invocano con un cuore desideroso di dire: sì, io sono qui per te, per darti la gloria, l'onore, la maestà, la signoria, per dire ancora che stasera, Signore, gli angeli tuoi fanno festa insieme a noi e che il cielo, Signore Dio, sia aperto sul tuo e possiamo alzare le mani, possiamo ancora cantare, lodare e innalzare colui che ha dato la sua vita per ognuno di noi e che il sangue di Gesù lavi, purifichi, che questa sera ogni cuore sia aperto davanti a lui. Signore, tu hai chiamato un grande esercito finché il mondo intero conosca la tua grazia. Ma sono tempi difficili dove ancora, Signore Dio, l'Evangelo, Signore Dio, è boicottato. Ma sappiamo che la tua bandiera ancora si innalzerà ogni giorno di più. Signore, usa di noi finché ogni strumento sia per la tua gloria, per l'avanzamento del tuo regno. Ma che questa sera, Signore Dio, non sia una semplice manifestazione, ma sia una potenza dello Spirito tuo Santo che si prodighi in ogni luogo della terra, Padre, e che non dimentichiamo facilmente di come tu hai chiamato ognuno di noi, sapendo per certo, Padre, di non avere nessun merito, perché questa sera siamo giunti al tuo altare, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, per la grazia e la sua misericordia che su quella croce lui ha pagato il nostro prezzo. Signore, che questa sera sia una delle serate particolari, speciali, perché lo speciale per certo è nel mezzo di noi e sappiamo, Padre, che tu ancora abbonderai come una fiumana il tuo popolo che si allegrerà, ti alzerà le mani al cielo e si arrenderà completamente. Signore, che non ci sia umanità, che ci sia spiritualità, sapendo per certo, Padre, che tanti ascolteranno anche dai luoghi lontani, che questa manifestazione sia incendiata, che il tuo Shekinah possa scendere, Signore, su quanto ancora si farà. E sappiamo per certo, Padre, che tu lo farai, perché ancora tu hai dato un mandato alla Chiesa di predicare l'Evangelo, di portare la benedizione del tuo nome ancora in ogni luogo e dovunque andremo, Signore, ci darai potestà, autorità di combattere le potenze del male e vincere nel nome di Gesù. E allora con questa certezza, Signore, noi ci rallegheremo e sappiamo, Padre, che ogni giorno porteremo frutto al tuo campo, perché le anime scampate a peccato, Signore Dio, sono venite a te. E sappiamo, Signore, che abbiamo un impegno solenne, quello di servirti in ogni circostanza, al di là delle tempeste, al di là di quello che possa essere l'unità, la persecuzione, la punizione, noi alzeremo le mani e diremo: la tua volontà sia fatta in noi. Ed è per certo che ancora continueremo ancora in quello che possa essere il seguito di questa serata, lodandoti e ringraziandoti, ma soprattutto offrendoti qualcosa, un forte applauso a Gesù Cristo il Signore. Che la gloria sia tutta nel nome di Gesù, il benedetto di me.
perché solo a te appartiene la gloria e il regno. E noi questa sera, Signore, avvolto dalle penombre della notte che sta per raggiungere, ci sentiamo talvolta, Signore, così disorientati, timorosi, impauriti, perché ci sono delle ombre che non ci fanno vedere un risorgere del sole nella nostra vita. Cuori scoraggiati, cuori sofferenti, cuori avviliti, cuori che sperano, ma sono speranze talvolta che si spengono nel lasso di poco tempo. E proprio a questi cuori, Signore, noi ti chiediamo di rivolgerti, e che quella parola profetica sorgi e risplende, possa questa sera, Signore, entrare nei cuori più smarriti, più disorientati, più avviliti, perché questi cuori potranno riprendere, Signore, fiducia in te e camminare con te ed invocare il tuo nome. Poiché chi ti segue non cammina mai nelle tenebre. Il blackout, Signore, non ci colpisce. E nelle avversità e le controversie della vita, tu sei vicino a noi e ci hai dato sempre una mano di aiuto e sei sempre intervenuto nelle tematiche più difficili e più scabrose, soprattutto, Signore, quando dei cuori nel loro smarrimento hanno lasciato la diritta via, hanno sminuito il loro zelo, hanno spento l'impeto della preghiera. Questa sera, Signore, è un momento di risurrezione di vita, perché c'è la tua mano questa sera in mezzo a noi, che si avvicina a questi cuori desolati per incoraggiarli. Molti, Signore, questa sera hanno bisogno di sentire il tuo incoraggiamento. Non temere, credi solamente, perché davanti ad una fede autentica il cielo si apre e le impossibilità diventano possibili e la tua gloria rifulge, ed allora non c'è più smarrimento, né scoramento, né abbattimento. E noi ti preghiamo come il salmista: rallegrati al pari dei giorni che siamo stati afflitti. Asciuga questa sera gli occhi riempiti di lacrime. Stendi la tua mano particolarmente sui giovani, perché sono prede più facili che il nemico può raggiungere. Ma questa sera i loro cuori sono toccati da te e ci sono cuori che stanno vibrando questa sera per riconsacrare a te la loro vita. Accoglili, Signore, sotto l'ombra delle tue ali. Fa che nessuno sia scoraggiato, abbattuto, che possa perdere l'orientamento con te. Perché tu hai fatto brillare una stella di orientamento sul nostro cielo. Un cielo sì buio, ma dove questa stella ci indirizza la via della verità, la via che è tracciata da te a bandico e rivelato a noi in questi ultimi tempi. E questa via ha un nome: Gesù Cristo è il Signore, il Re della gloria, colui che guarisce, colui che libera, colui che perdona, colui che consola, colui che riveste di potenza.
e che addestra le nostre mani alla battaglia, affinché possiamo combattere non come battendo l'aria, ma da prodi guerrieri che ottengono sempre la vittoria, perché questa sera noi lo diciamo davanti alle potenze nemiche che stanno anche intorno a noi: siamo più che vincitori in Cristo Gesù. E noi abbiamo commesso tante volte l'errore di aver detto che il nemico è potente, oh Dio, e tu sei l'onnipotente. Tu rimani sempre l'onnipotente, ne siamo sicuri perché ce l'hai dimostrato. Ma non possiamo più dire che il nemico è potente, perché è stato vinto sulla croce e schiacciato sotto i piedi di Gesù Cristo. Il peccato non può signoreggiarci. Le cattiverie non possono, Signore, sradicarci dal tuo campo. E fa che i tuoi servi siano riempiti di una fresca unzione, di una visione chiara, affinché possano parlare con parole che guariscono i cuori, che sollevano i deboli, che danno coraggio e forza a chi la sta perdendo. Signore, vogliamo vedere un grande miracolo in questi giorni, e da questa sera, Signore, tu ti sei messo all'opera, perché ci saranno molti frutti per la gloria tua, e tu continuerai a salvare, a battezzare col tuo spirito, a donare i doni alla tua chiesa, non solo quelli espressivi ma anche quelli di potenza, perché questi segni accompagneranno tutti quelli che hanno creduto. Signore, benedice tutto, Signore, l'opera che tu hai fatto iniziare dal tuo servo Remo. È un'opera che sta estendendo le sue radici a distanza, e noi ti preghiamo anche, Signore, per la nuova Pentecoste in America, e ti preghiamo per altri luoghi dove tu, Signore, hai fissato lo sguardo, e sono territori che devono essere conquistati con la potenza delle tue armi e con la forza dell'amore. Certo, Signore, ci saranno opposizione e difficoltà, ma ogni montagna sarà abbassata e ogni valla sarà alzata, e il nostro piede camminerà su sentieri appianati, e i nostri piedi, Signore, non si rovereranno, e le nostre forze non verranno meno. Alleluia! Da questa sera saremo riempiti di potenza nel nome di Gesù. Oh.
l'anno scorso in questo periodo stavamo presentando un'altra rappresentazione e a mio malgrado probabilmente non ero pronta spiritualmente, perché dopo aver portato la rappresentazione il mio cuore era via, il mio cuore se n'era andato dal gruppo di recitazione. Io sono andata vicino al pastore Claudio, ho detto no, non lo voglio fare più, non esiste. Un po' è la stanchezza, un po' il fatto che sono giovane, un fatto che non ho tanta esperienza, la sto facendo piano piano. Però ho visto la fedeltà di Dio, perché mi ha dato delle persone quest'anno nel gruppo, ragazzi piccoli, che mi hanno insegnato tanto. Vogliono servire Dio e lo fanno col cuore, lo fanno veramente con l'entusiasmo che dovrebbe avere ognuno di noi. Non ho tanto da dire sulla spiegazione di quello che vedrete, perché sarà molto chiaro. A volte basta poco per aprire gli occhi, basta poco per sapere quando bisogna chiedere perdono a Dio e quando bisogna dire: Signore, purifica la mia vita, pulisci la mia mente, i miei occhi, il mio cuore. Io non ho altro da dire, solo che spero che voi guardiate con attenzione quello che abbiamo da dire, perché non siamo attori, non lo siamo, non esiste, non ci arriviamo neanche vicino a me, come parlo. Però la cosa importante è che questo è quello che magari noi giovani, anche più piccoli, abbiamo da dire, e spero che voi lo ascoltiate stasera con attenzione. Buonasera a tutti. Quanta bella gente c'è qui questa sera. Ah, tu mi sei familiare. Mi fa proprio piacere avere l'opportunità di mostrare la mia persona e quello che sono in grado di fare. Ah, sì, scusate. Non mi sono ancora presentato. Una volta mi chiamavano Lucifero. Sapete cosa vuol dire Lucifero? Sì, esatto, angelo di luce. Io però preferisco il nome con il quale tutti mi conoscete. Satana. Fa paura. Ma no, guardatemi. Potrebbe mai spaventarvi quello che vedete? Eppure, mi vedete ogni giorno, no? Dove? Ma ovunque. Ormai tutto quello che vi circonda appartiene a me. E spesso mando i miei spiriti a darvi fastidio. Ma voi non li sentite. La chiamate sfortuna o fato o come più preferite. Siete troppo impegnati a non credere in me. Volete credere solo in lui. Lui chi? Lui, il bene. Ah, cercate di capire. Non mi fate nominare il suo nome. Ok. Va bene. Il suo nome è Dio. Siete talmente impegnati a credere lui che a volte non riuscite nemmeno a capire che sono io che vi sto prendendo in giro. E spesso ci cascate come dei bambini. Però c'è qualcuno di voi che mi conosce bene e sa come tenermi lontano. Ma io ci proverò sempre a rientrare nelle vostre vite, perché vi desidero, perché vi devo sottrarre al mio nemico. Bando alle ciance.
sono qui questa sera per farmi conoscere e far conoscere un po' del mio operato nelle vostre vite. Quindi ho degli amici da presentarvi. Ecco a voi la prima dei miei amici. Forse è anche la mia preferita. Così inconsapevole della mia presenza nella sua vita, così sicura di fare la cosa giusta, così attenta a fare del bene alla sua famiglia, poi però ci casca subito. Basta che qualcuno vai a darle il resto al supermercato, oppure basta farle tagliare la strada. E ops, ecco la parolaccia. Beh, che sto qui a parlare? Ve lo mostro. Mamma mia, com'è tardi, devo preparare la cena. Pronto? Amore, fai di nuovo tardi. A che ora torni? Così tardi. Vabbè, dai, ti aspetterò sveglia. No, non ti preoccupare, guarderò qualcosa in TV. Ok, però non fare troppo tardi. Sì, ciao. Come al solito sta diventando un'abitudine. Chi è? Sono Monica, apri. Sì, sì, un attimo. Hai fatto proprio bene a passare. Dove sono tutti? I ragazzi sono ad una gita a scuola e Luca come al solito lavora fino a tardi. Insino un dubbio nella sua testa. Quanto lavora tuo marito? Sì, ultimamente è davvero impegnato. Continua. Certo, davvero impegnato. E chissà con chi. Ma che vorresti insinuare? Io? Ma niente. Sto solo notando che ultimamente manca spesso. E poi dai, non sono venuta qui per parlare di lui. Infatti, come mai sei passata? Ma sono venuta perché volevo chiacchierare un po', prendere un caffè insieme, passare del tempo con te. Ti dispiace? Ma che dici? Poi se non fossi venuta sarei stata da sola a guardare la TV. Perciò mettiti comoda e io ti vado a preparare un bel caffè. Non eri venuta per sparlare di Anna? Ah, hai saputo di Anna? Anna chi? Anna, la signora del quinto piano. Ah sì, non so nulla, cos'è successo? Ha avuto la visita di ladri. Dicono che aveva un bel po' di gioiellini preziosi in casa. Davvero? Ma stiamo parlando della stessa persona? Sì, sì, quella della Scala B, ti dico. Esatto, proprio quella. Ma come poteva avere dei gioielli in casa se poi piange sempre miseria? Appunto, strano, non credi? Fa tanto la poverella e poi, per vestire i suoi figli, non vende qualche suo gioiellino. Penso se lo sia proprio meritato. Dai, non parliamone male. Tu non stai sparlando di lei. Stai solo commentando. Non c'è niente di male a parlare dei fatti altrui. Io non sto dicendo niente di male. Soltanto che se fa così egoista, manda i suoi figli in giro come se fossero dei pezzenti. Lei poi fa tanto la signora. Beh, effettivamente ha ragione, se l'è proprio meritato. Infatti. A proposito, hai saputo? La signora Pianese si risposa. Per la terza volta. Quella sì che è una bella donna. Di mariti e amanti ne può avere quanti ne vuole. Non come te che non riesci nemmeno a tenere a casa il tuo. Ma questa è la terza volta o sbaglio? Sì. Bollenti spiriti, mia cara. Ma chissà gli uomini cosa ci trovano in lei. Sì, è carina, ma è vuota. In una relazione non ha niente da dare. Dici? Secondo me ti sbagli. Avete visto? Ci vuole così poco per stuzzicarvi. È così facile per me farvi cadere nella mia trappola.
anche con cose banali come queste. Sbarazzatevi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati, e desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Smettila! Smettila! Questa è la mia serata! Tu non puoi! Tu non devi intervenire! Che stavo dicendo? Ah, sì. Siete così difettosi, ma sono stanco di queste piccolezze. Intanto, perché non andiamo a vedere il caro maritino come lavora? Ah, maritini, maritini. Quanti di voi sbagliate, anche se solo con la mente? Quanti di voi desiderate quello che non vi appartiene? E in quel momento sono io che parlo alle vostre spalle e vi faccio notare la gonna corta, lo scollo profondo e il profumo inebriante, e vi metto nella testa i miei pensieri, ma solo perché me lo permettete, e questo mi diverte tantissimo. E quando vi mando le tentazioni anche tramite il computer? Quella sì che è stata una genialata, non credete? Con tutte queste chat che vi danno l'opportunità di conoscere nuove persone, belle fanciulle e siti di tutti i generi, con ogni tipo di perversione. Ah, che bravo che sono! È stata davvero una bella pensata. Ma intanto, ecco Luca, il tanto atteso maritino della nostra casalinga. Lui, col suo portatile che pensa sempre al lavoro. Torniamo indietro fino alla telefonata. Amore, ciao. Sì, ho chiamato per dirti che faccio tardi anche stasera. Bravo. Dille una bugia. Che fa? Sì, amore, mi dispiace, penso che farò più o meno fino a luna. No, tu non restare sveglia, vai a dormire, tranquilla. Devi convincerla. Amore, devo per forza. Ok, fai come preferisci. Però se faccio tardi non aspettarmi. Però mi raccomando, vai a dormire, ok? Ciao amore, ciao. Ah, ti amo. Pronto, salve, sono Luca. Sì, ho chiamato per sapere se erano pronti quei preventivi che vi avevo richiesto. Sì, sono davvero urgenti, mi scusi per l'orario. Ah, ho capito, ho capito. Ma ho parlato l'altra volta con la segretaria e pensavo fossero già pronti a quest'ora. Sì, lei mi disse... Sì, si figuri. No, ma penso che... per domani mi servono al massimo, sì. Le ho detto che sono urgenti. Sì, sì. Quindi per domani mattina al massimo ce la facciamo. Ok, va bene, la ringrazio, buona serata. Chi è? Sono io, posso? Un momento. Entra pure. Guarda che bella che è. Ha una gran classe. C'è nessuno di là? Se ne sono andati via tutti. Siamo solo noi due. È tutta la giornata che non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. E chi lo dici? Lo sai che ho pensato a te tutto il giorno? Mi sei mancato. Anche tu, tesoro. Ma ti sei organizzato? Sì. Prima ho chiamato mia moglie e le ho detto che avrei lavorato fino a tardi. Così avremo un po' di tempo tutto per noi. Bene, così puoi farti perdonare di avermi trascurata per tutto il giorno. Amore, e lo sai che devo? Sei la mia segretaria
E soprattutto sono un uomo sposato. L'hai dimenticato? Non possiamo mostrare al mondo la nostra relazione. Lo vuoi tutto per te. Quella donna la devi abbandonare. Quando la lascerai? E dai, amore, non è così semplice. Lo sai, ci sono i bambini di mezzo. Non ti importa nulla dei suoi figli. Tu vuoi lui. Ma se tu sarai felice, anche loro lo saranno. Tesoro, non vuoi essere felice con me? Certo che lo vuoi. Lei è giovane, è bella, è divertente. Tutto quello che era tua moglie prima di mettere su famiglia. Ma sì che lo voglio. Lo sai che desidero solo te. Non stavo così bene da anni. Allora la devi lasciare. Ma come faccio? Così, di punto in bianco. E lei non si aspetta nulla. Minacciala! O io o lei, devi scegliere. Io non posso aspettarti ancora. Amico, stai perdendo un'occasione. Dai tesoro, non fare così. Voglio vivere con te, è forse un delitto questo. Delitto no, ma peccato sì. Come mi diverto a manipolarvi come delle marionette. Siete i miei giocattoli preferiti. Voi sapete i comandamenti. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non dire falsa testimonianza. Non frodare nessuno. Onora tuo padre e tua madre. Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. Ancora tu. Ho detto di smetterla, hai capito? Questa è la mia partita. Queste sono le mie anime. Tu non hai alcun potere, perché chi ama il Signore odia il male. Io custodisco le anime dei miei fedeli, li libero dalla mano degli empi. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. No! No! La partita non è finita! Non ancora! Ho conservato il meglio per le difficoltà. Così vedrai che molte persone non hanno nemmeno più bisogno dei miei suggerimenti. Ecco, ora iniziano i giochi. Lei non ha bisogno di nessun consiglio. Ha un filo diretto con me. Ormai nulla può aiutarla. Va! Divertiti, mia creatura! Devo farmi. Ho bisogno della mia dose. Pronto. Sono io. Ho bisogno della merce. No! Non posso aspettare. Sto male. Ti ho detto che ne ho bisogno. Ora! Alle dipendenze. Sono il mio pane quotidiano. Mi fanno vivere. E per qualche momento mi rendono anche felice.
iniziato da piccola. Con gli amici me lo potevo permettere. Mi annoiavo così tanto. Così, una pasticca in discoteca. Un drink che poi diventavano due, tre, quattro. E chissà quanti. E ora? Dipendo da loro. Comandano la mia vita. Ah, finalmente è arrivata la mia amante preferita. L'hai portata? Dai, l'hai portata! Dammela! Sì, sì, nemmeno un saluto. Pensi subito alla roba. Che me ne frega dei saluti? Lo vuoi capire che sto male? Guarda, non dovrei dirtelo proprio io, eh? Ma stai messa male. Tra alcol e droga stai a posto. Appunto. Vuoi perdere un cliente? No, no. Tu sei la mia miglior cliente. In tutti i sensi. Ti senti meglio, eh? Questa poi è pur roba buona. Ma me la papà. Vorrei sapere chi non ha la possibilità. Come fa a pagarti? Sei troppo, caro. Solo perché la mia merce è la migliore, cara mia. Comunque, ho avuto una soffiata su di una corsa. Che ne dici di scommettere qualche soldino? È sicura la soffiata. Tesoro. Ti ho mai deluso? A proposito, la partita di poker è per domani. Ok, io stasera ne ho un'altra. Che fai? Vieni. Nonni, tu tieni con problemi di pendenza. A proposito, i soldi mi? Ora non li ho. Te li darò domani. Sarò fortunata. Vedrai. Sì, fortunata. Io me ne vado e vedi di pagarmi, che negli affari non c'è amicizia. Visto? Non ho dovuto fare nulla. Sono solo rimasto a guardare. Qui la mia presenza era inutile. Perché spesso la vostra carnalità fa il resto! Lei ormai è mia! L'ho conquistata poco alla volta! La sua anima mi appartiene! Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. No! Non lo farà! Non ne ha la forza! La tengo in pugno! Io libererò i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua! Io sono stanca. Non posso più andare avanti così. E questo? E questo che cos'è? Deve avercelo messo di sicuro mia madre. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte,
né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: «O Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sul palmo della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché Egli ha posto in me il suo affetto. Io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza». Dio. Dio, ci sei? Mi stai ascoltando? Io non posso più vivere così. Non posso più far comandare la mia vita dalle dipendenze. Invoco il tuo nome, Signore. No. Che fai? Che stai facendo? Ricorda com'è piacevole non avere pensieri. E la partita di domani? Vincerai. Te lo dico io. Vincerai. E ti risolleverai economicamente. Quei soldi ti servono. Invoco il tuo nome, Dio. Chiedo il tuo aiuto, Signore. Perché credo che tu sia l'unico che può liberarmi. Ma come ti viene? Sono solo parole scritte su un foglio! Io percepisco la tua presenza. E chiedo la tua protezione. E di essere liberata dai lacci che legano la mia vita. Ti prego, Dio. Così dicano i riscattati del Signore che Egli liberò dalla mano dell'avversario. Grande la tua grazia a te.
No! Voi credete di aver vinto, ma io ho l'arma vincente e so che posso vincere questa partita! Eccola. Questa è la creatura che attira più persone a me. L'inganna nominando anche il tuo nome! E attraverso di lui. Io posso far cadere persone di tutte le età nella mia trappola. È il mio pupillo. E ormai ho un esercito uguale a lui. Quanti di voi sono curiosi del proprio destino? Quanti di voi volete sapere come andrà il vostro futuro? Lui ve lo dirà! Io ve lo dirò! Quanti vogliono sapere come andrà il lavoro? Se l'amore della vostra vita arriverà? Ora lo potete sapere. Basta ascoltare. Ho fatto in modo che tanti come lui abbiano spazio nelle vostre case. Uso la tecnologia, uso il mistero. Così tanti di voi, incuriositi, e a volte anche divertiti, si accostano ad ascoltare quello che hanno da dire. E poi, col tempo, inizieranno ad entrare nella vostra mente. E la curiosità diventerà morbosa, tanto che chiamerete. Ed io vi legherò per sempre! Entrate! Venite qui! Ogni parola che diranno le sue carte sarà una catena che legherà la vostra vita. Ogni parola indovinata sarà un laccio che non vi lascerà andare. Quanti ne trovate in giro? Chi parla con gli alieni, chi vede gli spiriti dei morti. E chi lo fa solo prendendovi in giro? Ma voi ci credete. E credete che non comporti nessun compromesso fra voi e il bene. E io ci guadagno. Sì, ci guadagno le vostre anime! Vai, fai il tuo dovere! Pronto, con chi parlo? Sì, pronto, salve. Stavo guardando il vostro programma alla TV. Salve, cara, dimmi tutto. Come posso aiutarti? Ha problemi col marito. Lui è infedele. Sì, sai, è la prima volta che chiamo un cartomante. Vorrei sapere qualcosa sull'amore. Sì, dammi solo un momentino che divido le carte. Allora. Quale mazzettino scegli? L'uno, il due o il tre? Il terzo. Mamma mia, come mi dispiace. Oh, carissima, sei sposata, vero? Sì, sono sposata. No, non ci siamo proprio. Le cose non vanno molto bene. Vedo che in futuro soffrirà per amore. Però guarda avanti, cara, perché comunque ci sarà ancora tanto per te. Poi sei giovane, avrai tante belle cose nella tua vita, però non in questo matrimonio. Ora ti saluto, ciao carissima. Chiamatemi in tanti al numero 199-0202. Chiamatemi in tanti. Non fatevi aspettare. Mi raccomando, non fatevi prendere dalla vergogna o dalla pigrizia. Per chi perdete un'occasione, io posso sapere realmente il vostro futuro, perché io sono a stretto contatto con la verità. Tu sì che ci sai fare. Pronto, con chi parlo e come posso aiutarti? Salve, signore. La seguo da una vita e questa è la terza volta che la chiamo.
Io sono una sua grandissima fan. Lei dice sempre la verità. Con lei è facile. Vai pure da solo. Bene, mi fa piacere. Allora tu saprai che solo io posso sapere realmente il vostro futuro. Perché, signori, io lo dico e lo ribadisco, io sono a stretto contatto con la verità. Cara, cosa vuoi sapere? Beh, vorrei sapere qualcosa del futuro. Bene, mi dici la tua data di nascita? Sì, 28 febbraio del 1990. Ah, finalmente le carte promettono bene. Colpo di scena, signori. Tu avrai un futuro radioso, ma che dico radioso? Favoloso! Avrai tante belle cose in amore, in amicizia, tutto alla grande. Mi raccomando, non abbandonare i progetti e la vita che stai seguendo, cara. Ora ti saluto, tante belle cose. Pronto, chiamate, le linee sono libere e questo non dovrebbe succedere. Poi stamane è uscito anche l'oroscopo della settimana e voi tutti sapete che anche in questo caso potete fidarmi dei miei poteri. Perché poi diciamola tutta, sono in molti a seguirmi, ma molti si vergognano di telefonarmi. Però io, grazie alle stelle, posso stare a stretto contatto con tutti loro. Perché le stelle non hanno la bocca, ma parlano. Pronto? È infedele, diglielo, così ti crederà. Salve, mi chiamo Luca. Sì, volevo... Oh no, ma come? Vedo che ti stai comportando male con tua moglie. Ma come puoi? Ma nelle vostre chiese, ma cosa vi insegnano? Poi tra l'altro queste sono cose che si insegnano al catechismo. Ma non ti metti scorno. Guarda, ti saluto caro. Ma poi del rispetto, ne vogliamo parlare. Ma dov'è finito? Siamo veramente alla fine del mondo. Ma il rispetto per la famiglia, per i figli, i sani valori di una volta, quelli che ci hanno insegnato mamma e papà. Ma dove li abbiamo messi? E poi non ci dimentichiamo, il Signore non vuole. Ecco la parolina magica. Ma come fa a saperlo? Caro mio, le carte me lo dicono. Caro suo, sono io che glielo dico. Aspetta, ma qui vedo che ha intenzione persino di lasciare tua moglie e i tuoi figli. Ma è una cosa vergognosa. Ma non ti metti scurno. Ma no, guarda, io ti saluto, Ma quando siete in queste condizioni, ma non chiamatemi proprio, mi mettete in pura difficoltà. Pronto? Pronto? Salve. Ho chiamato per sapere qualcosa sul lavoro. Sì, mazzetto 1, 2 o 3? Il 2. Sì, il lavoro andrà benissimo. Lei andrà molto a migliorare. Ma dovrà aspettare, alla prossima. Ora la saluto. Ah, quella telefonata di prima mi ha messo un dolore nel cuore, atroce. Mi ha rovinato la giornata. Come si può? Siamo, e lo dico e lo ripeto, alla fine del mondo. Siamo rovinati, carissimi. Pronto, con chi parlo? Buonasera, mi chiamo Luigi. E vorrei sapere qualcosa sul mio futuro. Questo trattatemelo bene, ma digli di stare attento, mi serve. Da una tre che scegli, Luigi? Il 2. Ah, caro, qui le carte promettono molto bene. Io vedo che tu guadagnerai moltissimi soldi e andrai molto a migliorare. Ma aspetta, qui vedo che c'è un carcere, ma è qualcuno in galera. No. Non credo. Non mentirmi. Dimmi la verità, Luigi. Non ricordo. Oh no. No, non ci siamo. Mo che gli dico? Luigi, mi dispiace dirtelo, ma devi fare attenzione, perché vedo che questa cosa ti riguarderà molto da vicino. Stai attento, caro mio. Pronto? Pronto? Le carte non mentono mai. Ma io sì! Che hai da dire ora? In poco tempo ho legato per la vita, vedi quante persone! E loro nemmeno sanno di appartenermi! Che
Che si spezzino le catene della malvagità. Che si sciolgano i legami del gioco. Che si lasciano liberi gli oppressi. Che si spezzi ogni tipo di gioco. Allora la tua luce spunterà come l'aurora. La tua guarigione germoglierà prontamente. E la tua giustizia ti precederà. La gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà. Griderai ed egli dirà: eccomi! Eccomi. Io sono qui per te. Per sciogliere le catene che legano la tua vita. Sono qui per aiutarti, per donarti il mio amore, perché un giorno, migliaia di anni fa, ho mandato mio figlio a morire anche per i tuoi peccati. Invocami, ed io ti risponderò. Sarò con te nei momenti difficili, ti libererò e ti glorificherò. Ti sazierò di lunga vita e ti farò vedere la mia salvezza. Mentre gli altri ridono e tutti quanti parlano, ciascuno del suo proprio io, ciascuno come fosse Dio, e intanto muori senza vivere e piangi solo senza lacrime. E i giorni passano senza un perché, e tutto è
alla conclusione di questa serata, penso che è doveroso ringraziare principalmente il Signore che è stato qui nel mezzo di noi. Amen, alleluia. È stato presente, ha toccato i cuori e ne siamo certi per fede, alleluia. Ma vogliamo ringraziare i ministri, il pastore Remo, il pastore Michele, tutto il consiglio pastorale che ci hanno incoraggiato e ci hanno portato avanti in questo anno, si può dire, eh? Amen ragazzi, eh? È importante questo. Ringraziare i ministri, ringraziare anche la Chiesa che ci ha supportato anche nelle preghiere. Avete pregato sicuramente per noi, amen, gloria a Dio. È stato meraviglioso questa sera sentire il vostro affetto anche da qua sopra. Ma inizialmente voglio ringraziare principalmente, come ho detto inizialmente, il Signore. Amen. Dio farà cose grandi. Ne siamo certi? Dio farà cose grandi e noi, come dice la Bibbia, come dice il salmista, saremo nella gioia. Alleluia. Vedremo grandissime anime, tantissime anime che verranno al Signore. Ne siamo certi. Credo che sia doveroso fare un applauso ai ministri, al pastore Remo che ci ha dato questa opportunità. Alleluia. Questo a nome della realtà giovanile Nuovo Pentecoste, Dio possa ancora benedire, strabenedire queste sere. Ne siamo certi. Che Dio ci benedica. Amen. Pace del Signore.